Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Un cacciatore, dopo aver passato un intero giorno intento nel suo hobby, si trovò nel mezzo di un'immensa foresta. Si stava già facendo buio e l'uomo, avendo perso l'orientamento, decise di procedere sempre nella stessa direzione, fino ad uscire dalla vegetazione, sempre più fitta e opprimente. Dopo ore di cammino, raggiunse una capanna di legno in una piccola radura. Dato che ormai si era fatta notte, decise di vedere se fosse possibile fermarsi a dormire all'interno della costruzione. Si avvicinò e trovò la porta socchiusa. All'interno non c'era nessuno. Il cacciatore si distese sull'unico letto, pensando che, al limite, avrebbe potuto giustificarsi con i proprietari il mattino successivo. Guardandosi intorno, si sorprese nel vedere tutte le pareti adornate da vari ritratti, tutti realizzati con un incredibile grado di realismo. Senza alcuna eccezione, mostravano volti in primo piano che lo osservavano con lineamenti contorti dall'odio e dalla malizia. Il cacciatore si sentiva decisamente a disagio e dovette sforzarsi molto per ignorare quei quadri. Girò la faccia contro il muro ed esausto crollò finalmente addormentato. Il mattino successivo l'uomo si svegliò, si voltò e si guardò intorno, sbattendo gli occhi all'accecante luce del sole che sembrava entrare da ogni direzione della stanza. Guardando verso l'alto, scoprì che la capanna in realtà non aveva nessun quadro alle pareti. C'erano solo finestre.